Ciao a tutti, io sono Emanuele Vietti, docente del percorso utilizzo professionale di Excel per il controllo di gestione. Siamo arrivati quasi alla fine di questo percorso formativo, oggi si parla di reporting, c'è ancora un'ultima giornata la prossima settimana sul reporting evoluto con l'utilizzo della business intelligence, delle funzionalità di Excel, Power BI, Power Pivot, Power Query che servono appunto per estendere la capacità di reporting. Qua abbiamo qualche esempio di quello che abbiamo fatto oggi. Non vi svelo nulla, però il percorso sarà riproposto e quindi ci saranno occasioni in futuro per partecipare a questo percorso. Mi chiedono, come al solito, di svelare un trucco nel tempo che ho. Posso svelarvi poco, però se spesso vi capita di non vedere bene quello che quando lavorate su Excel o su un qualsiasi applicativo di Office, faccio Word, PowerPoint, ma anche su Explorer, sui browser, per gestire lo zoom, al posto di andare sulla lente di ingrandimento e utilizzare altre funzionalità, è sufficiente premere CTRL e utilizzare la rotella del mouse. Buon lavoro a tutti!